siamo nel rifugio, nel nascondiglio, nel laboratorio musicale artistico di un grande della canzone napoletana. Io non lo definisco un cantante perché sarebbe riduttivo. Lui è un costruttore parola per parola di poesie, Eugenio Bennato. Buonasera Eugenio. Ciao. Allora Eugenio, tu parli sempre del sud, di quelli che non hanno voce o che hanno poca voce. Da cosa nasce? Non te lo so dire. Da una diciamo vocazione o una diffidenza verso la cultura ufficiale, cominciare da quella televisiva che è diventata insopportabile. Io fin da ragazzo noi ascoltavamo le cose di grande successo, il rock, Dylan, i Beatles eccetera, però seguivamo un filo diverso, alternativo, vorrei dire controcorrente. Però poi dopo, a pensarci, dopo molti anni, questo è il filo della bellezza. Quando io andavo nelle campagne a sentire la musica dei cantori di Carpino, non lo facevo per una così vocazione intellettuale, ma perché quella musica è bellissima. Cioè la musica popolare è più bella. Le radici storiche. Le radici, la musica che passa attraverso un consenso di popolo e perciò arriva fino a noi. E quindi era quello il filo. Molto spesso sei accostato ai briganti, tu hai fatto anche un pezzo meraviglioso, Ninconanco, e tu ti senti più cantante o più brigante? Ma sicuramente più brigante, perché poi non mi sento cantante. Io racconto le cose con la mia voce. Infatti io volevo dire narratore. Però sì, sì, narratore. Brigante è un'inquietante figura della storia che è stata dimenticata, questa figura, e sono stati dimenticati quei nomi. Quando ho scritto la ballata su Ninconanco, perché? Perché guardavo questa foto di Ninconanco ucciso, questa foto bellissima, che adesso la guardano in tanti, e prima stava in un libro polveroso, e pensavo, questo sguardo, quasi con un sorriso accennato nell'estremo, diciamo, atteggiamento, fotografato dai piemontesi, questo disgraziato brigante che quanti ne aveva fatti fuori di piemontesi da solo col suo cavallo bianco, e quindi una taglia su di lui, la legge Pica eccetera, e ho pensato, ma questo personaggio è come se stesse chiedendo qualcosa a me. Ma l'ho pensato per anni, fino a che ho detto, no, io devo scrivere una ballata per cui... deve morire perché si campa potesse parlare e si parlasse potesse dire qualcosa di meridionale. Ho pensato, un personaggio che c'ha quel volto ci ricorda tanti uomini contro, a cominciare da Che Guevara, ci racconta una storia nuova, diversa, alternativa, inquietante. Pensavo, e poi c'ha un nome che è straordinario. Cioè lui, quindi ci sono altri briganti, non so, Caruso, Carmine Crocco, però il nome di Ninconanco è un nome mitico, lui era destinato a diventare un mito e lo sta diventando oggi, forse anche grazie a questa cosa che ho scritto. Io volevo chiederti quante volte è stato ucciso Ninconanco, ma non lo farò. Non lo farò perché io credo che la risposta sia abbastanza eloquente. Lo uccidono probabilmente ogni giorno, ogni qualvolta ne parlano. Un cadavere vituperato. Quanto è vituperata la musica napoletana tradizionale, quella vera? No, direi che quando io ho iniziato, e di questo ne sono fiero, poteva essere un discorso di nicchia, di elite. Oggi non lo è più. Quindi diciamo che Ninconanco quante volte muore, vorrei dirti quante volte campa, quante volte rinasce, ogni volta che viene cantata questa canzone, ogni volta che viene messo in mezzo questo nome. Questa musica non è più musica vituperata o di ghetto, ma è musica di popolo, quindi io sono molto ottimista. Concludiamo con questa battuta finale, quindi possiamo sperare, c'è una voglia di rivalsa del sud, del meridione, c'è la speranza di una rinascita. Guarda, io facevo ascoltare poco fa l'ultima cosa che ho scritto. Viva l'arte che si riprende
tutta la musica del suo mare e se ne va controcorrente a sponde ancora più lontane. Viva il sud che continua a navigare, viva la sua melodia che nessuno può fermare.